siamo a Sanremo. Grandissimi amici di Radio Bruno, Renga, Francesco e Nec. Ciao, Filippo, Filippe, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Hai fatto anche ginnastica stamattina? Villa... Bene, bene. Bravo. Allora, io potrei lasciarvi il microfono, perché sì, comunque avete anche trasmesso da noi, avete fatto gli speaker, ci volevate rubare il mestiere, diciamocela, sì, perché sì, siete diciamo bravi. Stiamo ancora provando in realtà. Stiamo tentando ancora. Però ragazzi, dobbiamo annunciare una data importante, il 5 di settembre all'Arena di Verona, il sì, concerto che celebra la vostra carriera. Sì, allora lui vuole celebrare i 40 anni, mi ha pregato di io a quel punto lì voglio celebrare i miei 30, 4, 3, 7, 70 anni, li giocheremo. Già giocare tutto quanto. No, è nato tutto da un'amicizia, come hai detto tu prima, profonda, vera, sincera, che ormai si protrae da tempo. Noi ci vediamo spesso, anche al di fuori, siamo visti in vacanza, al suo compleanno, sono andato a casa sua, lui viene a casa mia spesso, io gli faccio da mangiare soprattutto, beh. E quindi ci siamo incontrati quando, durante la collaborazione per il suo ultimo lavoro, io sono andato a cantare una canzone da lui, che adesso ovviamente non ricordo mai il titolo. Dimmi cos'è, dimmi guarda, cos'è, guarda, quella ragazzi, lì guarda, e quindi che... ci siamo e da lì è così, tutte le volte che ci incontriamo, che ci incrociamo, si crea un'energia e una magia molto speciali. E abbiamo deciso così, ascoltando anche quello che stavamo facendo l'uno dell'altro, lui lavorava al suo inedito, io al mio, così lui mi ha detto faccio questi 30 anni, ho detto cazzo, io ne faccio 40, scusami, vabbè, facciamo una cosa insieme. Basta, è nato tutto veramente da questo. Quindi c'è questa grande occasione dell'Arena, che è uno spettacolo, un evento molto speciale per noi, non solo per i 30 anni, per i 40 anni, ma anche perché è proprio qualche cosa di nuovo che abbiamo voluto mettere in piedi, così anche per divertirci prima di tutto, esatto, ma anche per cambiare un po' le carte in tavola. Cioè il fatto di condividere questa cosa insieme, un lavoro che amiamo molto, e portare questa amicizia sul palco, secondo me è un valore aggiunto. Almeno noi la pensiamo, cioè, così. Al di là del lato artistico, esatto, capisci? E ti dico anche che stiamo lavorando ad altro, quindi non ci accontentiamo solo del repertorio Amarcord, ma stiamo scrivendo. E quindi a marzo, lo voglio dire qui, a marzo uscirà un nuovo pezzo inedito, in esclusiva per voi, solo può. Qui l'hanno detto. Io l'ho detto stavolta. Lo sta dicendo a tutti. Ma poi tanto, ormai, il concerto dell'Arena di Verona è solo. Cioè, basta! Però scusate, non ve la potete cavare così, nel senso, come sarà qualcuno canterà i successi, allora, dell'altro, ci saranno ospiti, io voglio cantare tutti i pezzi di Timoria, li voglio cantare, io sono un fan di Timoria, quindi sicuramente... Di lui non me ne frega niente. No. Beh, ho imparato ad amarlo da quel... Inutile adesso spoiler, stiamo preparando ovviamente lo spettacolo, che sarà ovviamente uno spettacolo importante, anche perché insomma... 30, 40 anni, 70 anni sono tanti. E poi bisogna far divertire le persone, la gente, il nostro pubblico, tutti e due sono comunque affini, no? Perché in qualche modo si sono incrociati anche negli anni. E quindi noi speriamo di fare uno spettacolo che faccia divertire, che ci diverta, ma su questo è fuori, secondo me, fuori questo discussione. È fuori discussione. E soprattutto ci saranno pezzi che la gente conosce. Esatto. A proposito di questo, meglio di noi. Perché noi non ci ricordiamo, perché non ci ricordiamo i testi. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Ma stasera sul palco lì, Suzuki, vi ricorderete cosa cantare? Sì. No, se abbiamo il gobo, sì, però se no, altrimenti speriamo. No. Ci siamo preparati. L'idea è quella, ci stiamo preparando, insomma, l'idea è quella di fare qualcosa di bello, insomma, che anche soprattutto, beh, ricordare, fine, Sanremo, esatto. Ci sono delle canzoni che qui a Sanremo, nel nostro repertorio, sono state importanti. Basta. Gli hanno cambiato comunque la vita, sì, certe canzoni, sì, che hanno partecipato al festival. Io ho cambiato la vita a lui. Abbiamo, la mia ci siamo presenza cambiati ha cambiato la vita, Vicenza. Allora, non ve la cavate così. Prima Francesco ha detto, preparo sempre da mangiare a Nec. Che cosa gli prepari? Allora, l'ultima volta, sono delle migliaia di volte nelle quali sono stato a casa sua, mi ha fatto lo spezzatino. Sì, il risottino con lo speck il giorno della volta giorno, prima. Cioè io quando torno da lui sono tipo 3 o 4 kg in più. Ma non è vero, però che sei sempre attento. Stamattina si è svegliato per andare in palestra. Ho capito, ma perché se mi fai mangiare lui, perché abbiamo 4 anni di differenza, quindi ancora è quell'età in cui ancora ci credi. Dopo ancora sono un pischello io. E infatti stamattina si è svegliato e ha fatto palestra anche per conto mio. Capisci? Io pensavo di trovarlo giù, sì, perché lui domani va in palestra. La fai anche per me? Sì, se vuoi, sì. Ma perché non vi unite tutti a me?
Ma no, va, l'importante per fare è che vada attività. Tu vai, noi stiamo a, mentre siamo a letto con gli occhi aperti. Capito, che cosa devo fare io? Io devo tirare un carro, esatto, che voi non immaginate. Un carro con sopra lui, tra l'altro. Comunque abbiamo capito che c'è una bella energia per stare in studio e realizzare nuove cose. Noi alle 10:30 arriviamo spenti però, perché siamo accesi così tutto il giorno. Cioè alla fine io vado in ricarica, buffering. Ma quindi avete visto Sanremo? Potete commentarlo? No. Abbiamo visto Sanremo. Sì, abbiamo visto Io devo Sanremo, dire certo. Che soprattutto un applauso all'inizio, il monologo di Roberto, meraviglioso, veramente meraviglioso. E lui è un grandissimo, mi è piaciuto tanto che ci fosse anche il presidente. Cavolo, quello è stato un bel colpo. È stato veramente bello, Amadeus come sempre, insomma, ineccepibile, ma questo insomma è... ormai ci siamo abituati, ed è stato un Sanremo che secondo me anche con una qualità artistica elevata. Lui abbiamo, molto abbiamo giovani, notato sì. Che i giovani si sono, cioè hanno reso omaggio alla classicità della canzone, e questo è un bel segnale intanto per le nuove generazioni che imparano che cos'è una canzone. La canzone deve avere una melodia che viene trasmessa e te la ricordi, perché questa è la funzione soprattutto del festival, no? Arrivare con l'emozione alle persone con una melodia che ti deve accompagnare nel periodo più lungo possibile, deve essere la colonna sonora della tua vita. E mi ha fatto piacere che i giovani, tipo ricordiamo Ariete per esempio, la melodia di Ariete, oppure Mr. Rain, mi è piaciuto molto. Poi vabbè, abbiamo visto i bimbi, cioè, una di queste bimbe si è commossa alla fine quando le hanno consegnato il fiore. Noi siamo papà, e quindi per forza noi è grande anche la mia. Allora, con questa emozione ci salutiamo, appuntamento il 5 di settembre all'Arena di Verona. Ma non solo. E a marzo, visto perché poi 5 settembre è là tutto, 5 potrebbe settembre succedere di tutto. Qui al 5 settembre ci sarà un inedito, beh, stai zitto, ma perché? Queste sono le basi, sarà uno spettacolo incredibile. Grazie Francesco, grazie Nelly. Ciao, ciao. Ciao a tutti, belli e brutti. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.